Eccomi qui un'altra volta, cioè devo cambiare ogni volta. Vabbè, allora, questo faccio un video di conclusione, così vi saluto. È già un miracolo se è durato 9 minuti il video, quindi la prossima volta prometto che riuscirò a fare qualcosa e per Pasqua cioè, cambierò cellulare, quindi non vedo l'ora di cambiarlo, yeah! E cosa volevo dirvi? E niente, quindi vedrò un po' cosa fare poi l'anno prossimo marzo, cioè tanto c'è ancora tempo, nel senso fino a novembre è un anno, quindi poi vedrò un po' cosa, cioè l'idea mi verrà qualcosa da fare, anche se qui ad Aberdeen non ci starei proprio, cioè per così tanto tempo, nel senso per un anno e mezzo ok, però non so se qui o a Edimburgo che sarebbe anche meglio, oppure no, Glasgow no, perché no. Vabbè, comunque. E niente, quindi vi farò un prossimo video sui prodotti che ho preso, perché devo assolutamente sistemare questa cosa che si blocca il cellulare. Quindi scusate, per favore vedete la seconda parte del video, cioè di quello che ho fatto all'inizio, la continuazione, perché se no non capite più nulla, quindi per favore vedete quella parte e se riuscite, cioè per favore iscrivetevi perché almeno datemi un sostegno per dire sì, io vi ho risposto alle domande per fare la ragazza alla pari, quindi vi prego iscrivetevi. E poi niente, io sono ancora fiduciosa su questo progetto YouTube, quindi io spero di portarlo avanti perché mi sta piacendo come cosa. Perché mi sto anche un po' più aprendo. Sembra quasi che sto parlando davvero con delle persone vere, oltre che le persone che stanno guardando questo video. E quindi niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Vedrò poi quando caricarlo, quando farlo. E niente, buona fortuna a tutti quelli che dovranno cercare famiglia, a cercare famiglia, a chi vorrà venire qui all'estero. E mi raccomando, siate forti, determinati e state tranquilli che sarà un'esperienza davvero, davvero bella. Incontri un sacco di gente, pratichi poi l'inglese, lo senti in giro, vedi la televisione con i sottotitoli in inglese. Leggi le riviste, lo parli fuori, l'importante è parlare, 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 perché è giusto far pratica. Io parlo italiano, io ho conosciuto due au pair, anzi, tra cui una adesso sta a Dundee, che è tipo un'ora e un quarto di pullman, e questa che è toscana, e poi ho conosciuto un altro italiano, però non è au pair, studia al college. E poi ne ho conosciuto anche un altro che studia all'università. Però mi raccomando, cioè, praticatelo l'inglese perché se no venite qui, cosa venite a fare? Per parlare italiano? Cioè, io nel senso, quando sono andata a Londra ho incontrato solo per italiani e non è servito a nulla. Io sto uscendo con ragazze che tra poi, tra l'altro, questa domenica sera andrò a mangiare in un ristorante spagnolo. E ci saranno anche lezioni di salsa, 5 pound, 5 pound, cioè una scemata pazzesca. Dove trovi 5 pound lezioni di salsa? E niente, quindi incontrerò anche una ragazza nigeriana, sarà il compleanno, e poi le altre saranno tedesche, francesi, spagnole, quindi fighissimo, cioè proprio bello. Poi mi raccomando, cioè la centesima volta che lo ripeto, praticate l'inglese, parlate, 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 perché è l'unico modo per imparare, perché se no non vi serve a nulla parlare in italiano. Cioè, anche se io esco con l'opera italiana, però cerco un po' di bilanciare, nel senso cerco di fare parlare un po' italiano, parlare in inglese, anche se poi con il mio spagnolo parlo in inglese, quindi per carità ogni giorno parlo in inglese, non c'è problema. Niente, vi saluto e spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!